Io sono Lorenzo, ho 27 anni, faccio servizio civile all'ISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Al piano terra della società. Ascoltiamo le voci dei volontari, le donne e gli uomini che hanno scelto di stare dalla parte degli altri. Un programma di Andrea Piersanti. Regia di Fabrizio Rocchi. Ho cominciato a maggio del 2022 e ho scelto di fare il servizio civile all'ISP perché tra le varie possibilità che c'erano era l'unica che mi permetteva di fare un'attività affine a quella che vorrei che fosse in futuro la mia professione, quindi giornalista o comunque un professionista dell'informazione. A dire la verità, all'inizio non ero tanto entusiasta di fare il servizio civile in generale, perché è molto poco remunerata come attività, insomma. Io comunque non ho 18 anni, però appunto fare servizio civile all'ISP per me significava di fatto poter fare un praticantato in un ambiente umano però molto buono, molto inclusivo, molto accogliente, magari anche di più di molte redazioni giornalistiche. I dati dicono che purtroppo stanno diminuendo le domande di accesso al servizio civile. Adesso che tu lo stai facendo, che invito faresti ai tuoi coetanei? Perché può essere utile e interessante per la loro vita dedicare un anno al servizio civile? Sono combattuto, nel senso che da un lato non mi sento affatto né di giudicare né di condannare il fatto che probabilmente si manda un segnale dicendo forse c'è qualcosa da aggiustare. Quindi bisogna anzitutto capire e accogliere forse un segnale come questo. In secondo luogo però penso che tanto faccia e tanto sia importante la scelta. Io sono contento del servizio civile che sto facendo, in primo luogo perché ho un ambiente umano molto buono, ma soprattutto perché conosco il valore per la mia vita di quello che sto facendo, e quindi pure se tra poco dovesse arrivare una proposta di lavoro, magari mi offrono più soldi però per fare qualcosa che non c'entra con il mio progetto di vita, so che per me è più importante dedicare questo anno a fare questo progetto con l'ISP. È chiaro che se io avessi scelto, come magari capita a molti ragazzi, di fare il servizio civile perché non sapevo bene che cosa fare, che è una scelta legittima, però se mi fossi trovato in quella condizione, magari a parità di interesse avrei poi deciso di abbandonare per un'offerta di lavoro più redditizia. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di scegliere qualcosa che realmente importa. Nel mio caso è stato l'ISP per la possibilità di fare attività di redazione e di giornalismo, e poi dopo ho conosciuto tutto il mondo dello sport sociale per tutti, che è sicuramente affascinante ma che prima proprio non conoscevo. Il mio primo vero giorno di attività è stato, me lo ricordo, sono arrivato a metà pomeriggio, sono entrato nella stanzetta della redazione insieme a Ivano e Elena. Ivano è il mio help, e come prima cosa lui, siccome io ho fatto una scuola di giornalismo di qualche mese, Ivano mi ha assegnato direttamente di scrivere un articolo su un'iniziativa dell'ISP a Napoli, a Caivano, dove hanno praticamente riqualificato un quartiere attraverso appunto l'installazione di impianti sportivi, coinvolgendo la comunità, e quindi mi sono trovato lì subito a dover scrivere un articolo così, diciamo, a freddo, e mi ha messo molta ansia lì per lì, devo essere sincero, perché chiaramente come tutte le prime volte, però poi a fine giornata sono riuscito a concluderlo. Sono rimasto molto colpito da tutto il ventaglio delle attività inclusive, sia socialmente ma anche poi per le persone con disabilità e anche per le persone magari straniere che non hanno tutta una serie di permessi di soggiorno e di documenti che sono necessari talvolta per fare attività con le federazioni. Cioè, la cosa che mi ha colpito è effettivamente l'attenzione, la maniera in cui lo sport sociale per tutti riesce realmente a dare una possibilità di inclusione sociale a tante persone diverse nella nostra società attraverso l'attività sportiva, e effettivamente io non conoscevo questo aspetto, che adesso nella mia vita ha un valore molto
più grande. Sono rimasto molto colpito da tutto il ventaglio delle attività inclusive, inclusive sia socialmente ma anche poi per le persone con disabilità e anche per le persone magari straniere che non hanno tutta una serie di permessi di soggiorno e di documenti che sono necessari talvolta per fare attività con le federazioni. Cioè la cosa che mi ha colpito è effettivamente l'attenzione, la maniera in cui lo sport sociale per tutti riesce realmente a dare una possibilità di inclusione sociale a tante persone diverse nella nostra società attraverso l'attività sportiva, e effettivamente io non conoscevo questo aspetto che adesso nella mia vita ha un valore molto più grande.